Sono più di 10 anni che insieme ad altre persone, in ogni modo, lotto per sensibilizzare sul problema dei rifiuti e degli sversamenti dei rifiuti tossici in Campania. La lotta è spremente, perché è una lotta su diversi fronti. Sul fronte istituzionale, che sono anni che silenzia tutto, sul fronte istituzionale, vi sentite? Sì, sì. Che sono anni che silenzia tutto per via di interessi economici, sia a livello nazionale che a livello locale. Meglio che la gente non sappia come stanno le cose, non sia mai che si svegliassero e chiedessero conto e ragione agli enti preposti del loro operato, o meglio, del loro non operato. Estremamente sul fronte della gente comune, che pur di fingere che tutto vada bene, per poter restare aggrappati a una realtà finta, un'illusione, o per avere questo quel favore, si tappa il naso e si copre gli occhi. Ed esprime anche sul fronte personale, perché una lotta di questo tipo durerà l'anno e il tempo per la vita normale, e a volte anche per gli affetti. Ma chi te lo può fare in questo congente a mia figlia, 18 anni? Non io ce lo faccio soprattutto per lei, altrimenti ci resta a piangere. Non è detto nemmeno che lo faccio anche per tutte le persone che vivono qui, che hanno avuto la sfortuna di entrare nel tunnel del cancro. Mio padre, Angela, Anna Maria, la figlia di Marzia di 11 anni, il figlio di Tina, 12 anni, Adele, Armando, Mariella, Raimondo, Lilian, Mauro, Rosa, Peppe e altri. E sto parlando solo di chi conosco o ho conosciuto personalmente e sicuramente mi è sfuggito qualcuno. Chiunque di noi è qui sa cosa succede quando si entra in quel maledetto tunnel. Sapete quanta vita perde in media secondo i dati Istat 2016? Mi ha anticipato Renato in questo. Chi nasce nella provincia di Caserta in media perde 3 anni di vita. Ma parliamo di media provinciale, poi dipende da dove si nasce. Ci sono comuni in cui ci si ammala di più e altri in cui ci si ammala di meno di tanto in Campania. Secondo lo studio epidemiologico del Pascale del professor Pedicini, Santa Maria Capovetere è uno degli 8 comuni in Campania in cui ci si ammala di più di cancro. Io non voglio parlare di un'istituto di attualità, perché non sono un esperto. E forse questa non è la sede adatta. Però voglio parlare di leggi e di competenze comunali. I nodi ci sono, sappiamo tutti, perché ci sono discariche abusive. Al comune, in base a diverse normative che vi elenco di seguito, spetta il compito di censire le discariche, controllarle e levare i rifiuti prima che vengano incendiati. Al comune, insieme ad altre autorità giudiziarie e altri vari organi istituzionali, spetta anche il ruolo di controllare il territorio. Io vado al lavoro e devo anche rendere conto dei dati per legge e della mia coscienza veretica. Voi che lavorate, che siete qui in comune, dovete rendere conto a noi cittadini per legge e dalla vostra coscienza veretica. Ci sono delle leggi per evitare svestamenti giorni, vi elenco solo quelle più recenti, quelle che fanno riferimento ai comuni aderenti al patto per la terra dei fuochi. Delibera giunta regionale numero 169 del 3 giugno 2013, patto della terra dei fuochi dell'11 giugno 2013, sottoscritto da prima da 57 comuni. Poi quella più importante, legge regionale numero 20 del 9 dicembre 2013, legge di conversione numero 6 del 6 febbraio 2014, direttiva interministeriale del 16 aprile 2014. Delibera giunta regionale numero 862 del 29 dicembre 2015. E poi altre tre o quelle leggi stanno qui. Allora, da questa normativa si evince il ruolo che devono per forza avere i comuni. Magari in forma sociale, perché un comune da solo non ce la può fare. Per debellare gli sversamenti e possibili errori. Censimento dei siti interessati all'abbandono luogo di rifiuti. Censimento dei siti interessati all'abbandono di amianto.
Aggiornamento dei siti da censire anche tramite le segnalazioni dei cittadini. In questo caso dovreste mettere un numero verde, che è stato richiesto nel Consiglio Comunale dell'ottobre 2016, per segnalare queste cose. Rimozione dei rifiuti dai siti censiti. Adozione di sistemi di controllo e videosorveglianza sui siti censiti. Controllo su tutte le attività economiche e produttive, commerciali, artigianali, edili, manifatturiere, da effettuarsi da parte della Polizia Municipale ricorrendo anche al nucleo antiabusivismo. Controllo e vigilanza degli assi viari da parte della Polizia Locale o di gruppi di interforze con la collaborazione di polizie varie e degli enti proprietari o gestori dei vari assi viari. Utilizzo del protocollo Ecop Neus, Ministero dell'Ambiente, per il prelievo gratuito degli pneumatici furioso. Questa mia nota era solo per informare i cittadini che se ogni comune facesse una lotta estrema agli sversamenti e si coordinasse con gli altri comuni, forse ce la potremmo fare evitare di respirare quello che stiamo respirando. Compreso il gioco tossico di Bellona, avvenuto l'11 luglio 2017, una catastrofe ambientale. Il sito di stoccaggio di rifiuti era già concluso il 6 luglio 2015 e conteneva 4.500 tonnellate di rifiuti anche speciali. E anche dopo che c'è stato ieri a San Fisco, alla cava statuto, che tutti quanti abbiamo visto, e che ha liberato non so quanta persona dell'aula.